Ciao, bentornati. Oggi desidero mostrarvi una cosa a mio avviso molto interessante e altrettanto bella. Ricordate i diversi minerali che inserisco tutte le volte a fine video come sfondo per i vari consigli di visione? Ebbene, come sapete, quei minerali sono tratti dalla collezione mineralogica personale, ovvero collezione di mio marito, che lui gentilmente ha condiviso anche con la sottoscritta. E collezione che sempre mio marito ha creato pian piano negli anni, cominciando giovanissimo, con scambi, acquisti, ma soprattutto con la ricerca svolta sul campo insieme a papà e amici. E dato che in tanti mi avete chiesto notizie proprio su quei minerali, sicuramente affascinati come me dalla bellezza appunto di questi pezzi, ecco che oggi ho deciso di condividere con voi tanta meraviglia e quindi di mostrarvi una vetrina contenente pezzi che reputo decisamente belli. Quindi ho fatto una ripresa, scusate la mano non proprio ferma e quindi le riprese un pochino grezze, del resto non faccio il cameraman di professione. Volutamente ho tenuto il resto dell'ambiente piuttosto buio e scuro in modo da far risaltare i minerali in tutta la loro luce, colore e splendore. Di conseguenza, guardatevi la vetrina, godetevi la visione. Thank you.
eccoci qui. Vi è piaciuto il video? Allora, cosa ne pensate? E pensate che questi sono soltanto alcuni dei tanti pezzi, alcuni molto molto belli, altri magari un pochino meno colorati, meno luminosi, meno appariscenti, ma comunque molto interessanti dal punto di vista scientifico o anche perché semplicemente legati a una storia, a un particolare aneddoto, a un episodio accaduto durante il ritrovamento appunto di questi minerali. Ah, magari in futuro ve ne mostro qualcun altro, cosa ne dite? E vi racconto la storia, l'aneddoto collegati appunto a questi minerali. Sì, perché mio marito, che ha smesso di ampliare la sua collezione, vi dicevo, per motivi di salute, ormai da 20 anni più o meno, adesso ultimamente ha deciso di riprenderla in mano e riprendendola in mano la sta catalogando pian pianino con molta cura e man mano che cataloga naturalmente mi fa vedere i singoli pezzi o almeno quelli che ritiene più belli, più interessanti e mi racconta la storia legata a questo minerale. E quindi, che ne dite? Ve la condivido? In fondo a questo video troverete uno sfondo, un'immagine, ma questa volta non il consueto minerale, perché direi che grazie alla vetrina di minerali belli ne avete visti parecchi oggi. E di conseguenza troverete i bellissimi fiori di Echinopsis ibridi, che sono l'altra passione e collezione di casa. Arrivederci!